Sì, quando vinci comunque hai. La settimana è abbastanza in discesa, però il calcio poi ti mette di fronte sia quando vinci che quando perdi una nuova prova, quindi bisogna lavorare come e meglio di prima. Sì, A livello personale ti aspettavi una prestazione così, insomma, sostanziosa, perché insomma anche le pagelle, i voti in pagella sono stati tutti concordi, perché era una prestazione quasi impeccabile, a parte i voti, cioè. Uno poi sa veramente dentro come ha giocato e quello che ha fatto per arrivare alla partita, perché erano 3 mesi che ufficialmente non facevo una partita in campionato o in coppa. Però in questi mesi comunque ho lavorato bene, anche dal piano fisico non ho avuto problemi. Poi si sa che il risultato dà ancora di più alla prestazione, quindi. posizione la Sì, cioè io nasco come centrale di destra, però in questi anni ho ricoperto un po' tutti i ruoli, poi sei lì, nel senso anche se giochi a 3 difensori, lo spazio da coprire è quello lì. È uguale, dipende anche dall'avversario. Il Perugia si posizionava anch'esso con 3 difensori. E a 4 forse fai più fatica ad uscire sul centravanti che va incontro alla palla, stai più attento alla profondità, mentre a 3 riesci a coprire meglio gli spazi. Poi è molto importante il lavoro che fanno gli esterni, in questo caso l'hanno fatto benissimo sia De Col che Francesco. Sì, io scherzavo con il mister Gallo perché fai una trafila così lunga, vai via, vai all'estero, ritorni in Italia contro chi torni a giocare, a Torino contro la Juve. Quindi per me è stato un tornare a rivivere certe emozioni. E secondo me nel calcio a livelli professionisti è pochissima la differenza, nel senso tanto lo fa la testa. Quindi se anche vai a giocare in primavera, svogliato o comunque pensi di essere superiore, fai delle brutte figure. Invece se ci vai con una testa giusta, sapere di fare comunque brutte figure se non ci vai con una testa giusta, è lì che puoi fare la differenza. Sono contento per i ragazzi perché da lì hanno incanalato dei risultati veramente positivi e meritavamo di vincere anche a Torino. Sì. Sì, anche in queste settimane me ne sono reso conto. Sinceramente c'è stata la paura di vincere sull'1-0, comunque sei lì anche se hai rischiato pochissimo, c'è stata quella sensazione, però queste sensazioni le hanno anche le grandi squadre. Noi siamo una squadra giovane comunque come ragazzi. E quindi ci sta tutto. È una prova anche quella. In quella prova la squadra poi ha fatto il secondo gol e si è visto quando si è fatto il secondo gol erano tutti più sciolti e più consapevoli dei propri mezzi. Io invece volevo chiederti, l'allenatore del Perugia ha detto, con Spezia ha detto limitatamente, peraltro noi abbiamo perduto la testa in quelle espulsioni, non ha recriminato. Volevo chiederti, magari è una scemata, però pensavate voi che la squadra del Perugia potesse avere questo calo nervoso oppure è stata una casualità? No, penso che sia dovuto anche dagli episodi. Perché il Perugia fisicamente di testa comunque ha dimostrato, nel senso che erano messi bene nonostante 10 contro 11, poi quando sono andati in 9 ancora con più difficoltà. Però mi è sembrata una squadra in vigore, con giocatori importanti, anche attaccanti facevano molto movimento, sapevano quello che dovevano fare, ad esaltare ancora di più la nostra prestazione.
Problemi fisici? No, assolutamente, perché comunque allora dobbiamo dire che il nostro gioco di domenica è stato un gioco molto dispendioso, soprattutto per centrocampisti e attaccanti, perché quando giochi così e riparti, ok, un Catellani, un Mario, un Brezovic, chi ha giocato in quel caso lì, è molto dispendioso ripartire, quindi lo puoi fare 2, 3 volte, 4 volte a tempo. Dopo un attimino cali, è un gioco dispendioso, quindi c'è bisogno di tutti e non penso sia stato un calo fisico, anche perché in settimana si è lavorato veramente bene, tanto il modo di lavorare, questo internazionale che ho conosciuto all'estero e ok, lavori con la palla anche, però se tu capisci che lavorare con la palla lo fai al 100%, dopo te lo ritrovi. Il calciatore però deve capirlo questo. Sì. Perugia, Apolista, Procel stanno facendo punti. Sì, hanno gli stessi nostri punti. Quindi lo spirito a portare questa trasferta? Deve essere lo stesso, soprattutto a livello di testa ci deve essere qualcosa in più quando andiamo fuori casa. Perché qui è vero che facciamo la partita, per me lo Spezia dovrebbe avere 3 punti in più, perché la partita con il Carpi non è veritiera. E lascia stare l'altra, però quella col Carpi non è veritiera, si meritavano i 3 punti e quello te lo insegna anche la B. Fuori casa dobbiamo un attimino trovare una soluzione. La differenza tra lo Spezia e quella di Juventus? Quale? Quella dove hai giocato? Serie B. Di Serie B. Appunto, che vuole Punchieri, cosa ti sei portato da ma comunque ero ancora ragazzo e il solo fatto di entrare nello spogliatoio e trovarmi tra un campione del mondo e un altro, cioè mi sono ritrovato a giocare, penso sia stata la seconda con lo Spezia, che io tornavo da un infortunio a gennaio, dovevo andare via, poi Deschamps mi ha detto che gli servivo, quindi dovevo rimanere lì quei 6 mesi, mi ha fatto iniziare come centrocampista, poi piano piano ho avuto bisogno in difesa e lì mi sa che è stata la prima in difesa con lo Spezia. Dietro avevo Buffon, che aveva appena vinto il campionato del mondo, quindi per me era un'opportunità incredibile e allo stesso modo di giocare contro quelli che erano stati i miei idoli. Ora non voglio dire che Buffon è il mio idolo, perché qui non è visto benissimo, però era un esempio da seguire in quel momento. Ci ho giocato. No, ci ho giocato con a destra Camoranesi, a sinistra Nedved, quindi a me bastava dargli la palla e se lo vedevano loro, quindi la prendevo di testa, il resto lo facevano loro. Ma io ho fatto, non so quante ne ho fatte in Champions o in Coppa UEFA, però alla fine il campionato rumeno e ti ritrovavi a giocare, okay, contro lo Steaua, che potrebbe essere una nostra squadra di Serie A, perché veramente è come lo Steaua, ce ne sono 4-5 che giocano tra Coppa UEFA, però le altre comunque erano un livello di... tu da prima andavi a giocare contro le ultime in classifica, che erano un livello anche di B. Quello che cambia tra il campionato estero e in Italia è la pressione, lo stress da risultato e la condizione tattica delle squadre. In Serie B possiamo dire anche che è un calcio più brutto, perché lì quasi tutto palla a terra, vogliono che si usciva palla a terra, mentre qui la palla sembra non fermarsi mai. Grazie a voi.